Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Siete su Radio Roma. Ed eccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima canzone di Fabrizio De André, che insomma va in qualche modo a toccare un po' tutti i lati ipocriti del nostro tessuto sociale. E a questo punto ritorniamo ancora in studio a parlare dell'argomento in questione, appunto la scomparsa o non scomparsa appunto di Moana Pozzi, e oltre alle dichiarazioni appunto di questi giorni del suo ex marito, e con Brunetto Fantauzzi e Loredana Bontempi. Però abbiamo in questo momento in diretta lo scopritore, un po' il costruttore, diciamo, dell'immagine appunto artistica di Moana Pozzi, considerato spesso nelle cronache giornalistiche il re del porno. E comunque noi è un grande amico appunto di Radio Roma, e una persona insomma sicuramente di grande spessore per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Sto parlando di Riccardo Schicchi. Benvenuto a Radio Roma, Riccardo. Grazie. Buonasera, buon pomeriggio. Cioè, so che sei in campagna, se abbiamo disturbato per farti intervenire, ma non potevamo escluderti da una conversazione di questo tipo. Allora, diciamo, in questo momento stavamo parlando appunto con Brunetto Fantauzzi qui in studio Loredana Bontempi del fatto che Brunetto ha un po' ripercorso quello che è stato un po' l'excursus biografico appunto di Moana dall'86 al 91, in cui ha fatto, diciamo, ha frequentato molto i set porno fino al 91, che, come dice Brunetto, è stata sdoganata in qualche modo e si è lanciata un po' nel mondo dello spettacolo a 360 gradi, diventando poi quel personaggio che poi è stato mitizzato appunto dalla storia delle cronache appunto italiane. E Brunetto ha prodotto moltissimi documenti che dimostrerebbero la non morte appunto di Moana, di fatto che Moana non sia morta. E tu Riccardo, come vedi questa cosa? Vista di tutti i colori, mi pare, in questi anni. Io credo di essere stato l'unico a non approfittare della morte di Moana, di non aver mai percepito compensi, di non aver mai venduto nulla della storia di Moana, di aver tenuto molti segreti. Devo dire che le fantasie sono enormi da parte di un po' di tutti. Se questo è amore, spero di sì. Anche l'ultima storia di Antonio Di Cesco che dice che per amore ha accelerato la morte di Moana. Sì. No, un attimo, c'è un problema di audio, un attimo. Sì, perciò diciamo che in questo io modo... Penso sì. All'eternità, nel senso che Moana legge sicuramente su di noi, e ci vuole un bel coraggio a inventarsi delle storie su Moana, perché poi si faranno i conti con Moana, e quindi, diciamo, è una sfida al mistero, al soprannaturale. Io avrei paura inventare delle storie su una persona che è intorno a noi ma che fisicamente non c'è, che quindi ha una forza spirituale, un'energia come tutte le persone scomparse, che potrebbe castigare i bugiardi e gli speculatori, quindi buona fortuna. Scusa Riccardo, siccome mi chiami in causa, cioè sono io qui e io rispondo di me, allora io non dico che Moana è viva o che Moana sia morta. Io ho sempre detto una cosa importante: dai documenti prodotti, da quello che dicono i familiari, Moana non c'è la certezza della morte. E io dico, dimostratemi che Moana è morta e io andrò pure a portare il fiore sulla sua tomba. Quindi parlare con me di speculazione, di bugie, di mistificazione, forse è l'indirizzo sbagliato anche da parte tua, perché caro Riccardo, tu nella dialettica di un confronto io sono sempre disponibile. Il problema è un altro, è quello di accusare altri, di dire Moana aleggia, e poi dopo dire tu stai dicendo, tu ne risponderai anche a Moana, eccetera. Io rispondo non solo a Moana, ma alla giustizia e a tutti su quello che ho scritto. Però altri debbono dimostrarci, primo, che Moana è veramente morta,
Secondo, che tutta la produzione di documenti che ci sono è tutto falso, e quindi rigirare le accuse, perché finora ognuno che parla, ognuno qui in questo campo, su Moana, c'è ogni affermazione è senza prova. Cioè, noi vogliamo darvi la facoltà di prova, di dire quello che voi dite, a cominciare anche dal tuo amico Antonio Di Cesco, il quale continua a dire: io ho prodotto, lei mi ha chiesto di morire, io l'ho aiutata a morire. Cioè, va bene, ci dimostrasse che questo è vero, però anche lui che ha fatto? Non ha fatto altro che dirlo ad un giornale romano, quanto a me aveva dichiarato nel libro che io ho pubblicato, tutt'altro. Quindi, caro Riccardo, ti pregherei di mantenere un po' i toni e discernere, dividere, diversificare le persone, altrimenti ognuno di noi ha sempre qualcosa da, non solo da recriminare. Le bugie non le dico io, le dice qualcun altro senza fare nomi. Eh no, le bugie le stiamo vedendo e vivendo in questi anni, ci vuole un bel coraggio a dirle. Sì, appunto, anche tu hai del coraggio a dire le bugie allora. No, io non le dico, vuoi la prima? Sono limitato a fare una denuncia. Sì, hai fatto bene, perché anch'io l'ho presentata presso il PM Elisabetta Ciannicola, la quale si sta... No, te ne dico una, Riccardo, vogliamo vedere qualche bugia? Tu dici, per esempio, che 24 ore prima Moana ti ha chiamato e ti ha detto di organizzargli le manifestazioni. Come facevi tu a organizzare le manifestazioni se lei aveva era in esclusiva per Nicolino Matera con un contratto triennale? Tu stai parlando di un personaggio che ha acquistato da noi degli spettacoli, non aveva nessuna esclusiva, Riccardo, io e che tra le altre cose Moana, in punto di star male, non, anche se chiedeva di lavorare, le è stato detto di no. Riccardo, io ho qui il contratto. Tu ti definisci biografo di Moana, sì, ma io vorrei sapere chi ti ha autorizzato a definirti tale, e questa è un'altra bugia. No, quale bugia? Matera si è presentato con un assegno di 50 milioni a riscuotere. Chi? Perché Moana non gli doveva nulla. Senti, quindi, intanto parla di me. Scusa, il biografo, perché hai dimenticato che io ho scritto il libro con Moana. La filosofia di Moana è un libro firmato Brunetto Fantauzzi, e lei ha dettato a me le sue. Sì, l'ha dettato pure a Noa Bonetti, anche lei dei libri. No, io ho fatto il libro registrato al tribunale, caro mio, con lei. Sì, ma non per questo devi continuare. E io non continuo ad usare praticamente una testimonianza che era relativa a un libro, dieci libri. No, guarda, caro, che poi te ne dico un'altra. Allora, quindi ti ho detto la prima. Io qui non ti dico bugie, io dico con i fatti. Questo è il documento in cui firmato da tutte e due un contratto triennale, e c'è anche un fax fatto da Nicolino Matera a Moana tre giorni prima, il 12. Sì, l'ha chiusa in una stanza, ci ha girato 300 film. Sì, stiamo parlando di speculatori, di una violenza inaudita. Io mi vergognerei a parlarne, perché trovare dei responsabili, Riccardo, sullo stato psicofisico di Moana, se c'è lo qualcuno stai che citando, deve vergognarsi, rimane un personaggio completamente autonomo e libero da questo tipo di contratti puramente commerciali relativi a filmacci e a spettacoli. Questa è una valutazione diversa. No, non è una valutazione, i personaggi sono fatti di altro. Io ti dico la loro filosofia, la loro storia, la raccontano, l'hai raccontata tu in un libro autorizzato, la raccontano i fatti, che poi ad un certo punto arrivano i commercianti, i venditori di carne umana, e facciano dei contratti relativi a dei periodi o delle azioni o degli spettacoli, non ha niente a che vedere con quello che era Moana Pozzi. Quindi hai toccato un tasto sbagliatissimo che mi dimostra che sei abbastanza estraneo al personaggio. Tra l'altro, le tue richieste sono esatte, c'è un mistero intorno a Moana. È dovuto a una famiglia moralista che si è staccata completamente da Moana, che ha nascosto la realtà del figlio non di Moana, che ha nascosto gli ultimi momenti della vita di Moana, che non erano presenti mentre che Antonio Di Cesco era a fianco di Moana in ospedale. Anche lì ci sono delle discrepanze, perché Di Cesco ha affermato appunto di essere stato nella notte con Moana, e la madre dice pure lei che è stata nella notte, che l'ha accarezzata, che l'ha pettinata, che gli ha messo in mano il rosario.